è un affresco di Vincenzo Foppa, databile tra il 1470 e il 1480. L'opera è oggi visibile presso Santa Maria del Carmine a Brescia, in particolare la si può osservare nella Cappella degli Averoldi, che la finanziarono appunto nel 1400. Sfortunatamente, anche se sottoposta a diversi restauri, l'opera è oggi molto rovinata. Si possono infatti vedere diverse macchie di colori che sono sbiaditi con il tempo. Al centro dell'opera è presente Cristo crocifisso, ormai privo di vita. Si può facilmente comprendere che Gesù sia morto poiché ha il capo reclinato alla sua destra e gli arti sono del tutto rilassati. Osservando da vicino il volto, si può notare come i lineamenti mostrino il volto di un uomo che ha finalmente raggiunto la pace dopo tante sofferenze. Secondo me, gli ultimi pensieri di Cristo prima di morire erano rivolti al Padre Eterno, che aveva chiesto al suo unico figlio di sacrificarsi per salvare l'umanità. Se dovessimo convertire questi pensieri in parole, potremmo trasformarle in un sia fatta la tua volontà. Vista la rappresentazione, le emozioni di tristezza che essa porta con sé e i colori chiari mi ricordano le lapidi presenti nel cimitero del mio paese. Infatti, sia il crocifisso che il cimitero sono simboli di sofferenza. Seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not.